vai a sedere perché ha sempre fame. Da quella parte c'è una vecchia pianola, più la suono, più non suona. In quella stanza c'è mia zia, 90 kg di allegria. E proprio oggi la scuola è finita, che me ne faccio di questa mia vita? E quasi quasi me ne vado in Andalusia, dove tutto è polvere e follia. Poi dirotto verso il mare, stando attento a non annegare. E salire sopra i Pirenei è proprio quello che vorrei. E comprare un po' di erba buona per le strade di Barcellona. Ma che vita, se non posso fare niente di quello che piace a me. Sul mio divano ci vive il gatto, è proprio stronzo, prima o poi lo ammazzo. Da quella parte c'è la televisione che mi tormenta in continuazione. Per non parlare di mio nonno che sputa in terra e ha sempre sonno. E anche se la scuola non è finita, adesso so che farne di questa mia vita. E quasi quasi me ne vado in Andalusia, dove tutto è polvere e follia. Poi dirotto verso il mare, stando attento a non annegare. Salire sopra i Pirenei è proprio quello che vorrei. E contare un pugno d'erba buona per le strade di Barcellona. Ma che vita, se non posso fare niente di quello che piace a me. Sul mio divano ci ho fatto un gioco, faceva caldo e ho preso fuoco. Ora non resta che aspettare che la casa incominci a bruciare. E quella stronza di mia zia ha preso tutti i soldi ed è scappata via. E anche se la scuola non è finita, adesso so che farne di questa mia vita. Me ne frega e me ne vado in Andalusia, dove tutto è polvere e sangria. Poi dirotto verso il mare, stando attento a non annegare. E salire sopra i Pirenei è proprio quello che vorrei. Comprare un pugno d'erba buona per le strade di Barcellona. Ma che vita, se non posso fare niente di quello che piace a me. Ma che vita, posso fare niente di quello che piace a me. Ma che vita, se non ho mai fatto niente di quello che piace a me. Grazie. Davvero bravi e bentrovati gentili telespettatori ad un nuovo appuntamento con Di L'Aquila. Questa sera ad allietarci ci sono i cugini Pezzo Pane, si tratta di Francesco e Riccardo, ai quali diamo il benvenuto e che ci hanno offerto questa fantastica copertina. Naturalmente Di L'Aquila per parlare di calcio, il calcio di Serie D, ma non solo. Do subito il benvenuto ai miei ospiti, Paolo Ljubic, l'amico di sempre, grazie per essere qui. E poi ancora per l'Aquila Calcio, il nostro portiere che ha salvato tante porte, che ha salvato tante gare nelle ultime settimane, si tratta di Alessandro Farroni. E in ultimo un graditissimo amico che torna a trovarci, si tratta di Claudio Alfonsetti. Benvenuto Claudio. Grazie. Claudio, la voce di Radio L'Aquila 1 con Cin Cin Domenica. Sì.
tutte le domeniche, ma non solo, soprattutto la voce, lo speaker dell'Aquila Calcio allo stadio grazie a Radio L'Aquila 1. Ma poi vedremo nello specifico quello che fa Claudio. Intanto, gentili telespettatori, facciamo subito vedere i riflessi filmati della scorsa domenica L'Aquila-Vezzano, un derby tutto aquilano sentito e patito in campo da entrambe le formazioni. 1-1 il risultato finale. Vediamo i dettagli nel servizio. 87 minuti ad alta intensità e tre giri di lancette thrilling, quelli che certificano il pareggio tra L'Aquila e Avezzano nel derby del Gran Sasso Italo a Concia. Partita bella, vibrante, splendidamente incastonata in una cornice di pubblico difficile, se non impossibile da trovare in Serie D. Senza lo squalificato Minincleri e con tante assenze, Morgia disegna un 3-4-3 con Zane e Lavista in mediana, Ganci riferimento centrale con Valenti a destra e Russo a sinistra in attacco. Scelte offensive anche per Tortora sull'altro fronte, anche lui col tridente. Bittaie prende la corsia destra dell'attacco, Padovani quella mancina, ai lati di Genova. Sassarini e Di Paolo sono la cerniera di centrocampo. Come detto, cornice di altra categoria, grande tifo da parte rossoblù, sulla sponda opposta polverizzati 350 tagliandi riservati ai sostenitori biancoverdi per assistere a un derby che manca da oltre un ventennio. Il primo sussulto lo regala la squadra di casa al nono, con Valenti, la cui conclusione è ribattuta in corner da Menna. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina e Ganci a provare la sorpresa da posizione defilata, scarica un destro velenoso su cui Lewandowski è bravo nella deviazione. L'Avezzano non sta di certo a guardare e sulle corsie esterne fa male. Padovani schierato largo a sinistra al quarto d'ora trova la conclusione strozzata che per poco non beffa Farroni che controlla la sfera a terminare a lato. La squadra rossoblù si fa rivedere al ventesimo con la discesa di Pietrantonio premiata dal servizio di Zane. Il traversone dell'ex Chieti trova la volée di Valenti murata dal corpo di Leto in ripiegamento difensivo. La partita è appassionante e sull'altro fronte è ancora Padovani, stavolta di testa, su corner di Sassarini, a mancare di poco il bersaglio grosso. Paura intorno alla mezz'ora di gioco, una donna ha un malore all'interno della curva aquilana, gioco fermo per permettere i soccorsi immediati e pericolo, per fortuna scampato dopo qualche brivido che tutti si sarebbero risparmiati volentieri. Si riprende e la carica dell'Aquila cala un po', ne approfitta un Avizzano pimpante con la testa di Tabacco, bravo a raccogliere un tiro franco di Deramo, senza però inquadrare lo specchio della porta. Ancora un'emozione nel corposo extra time con Di Genova, destro potente dal limite dell'area, ma a cui manca precisione. Nell'intervallo Morgia toglie Esposito per Arboleda, ma la ripresa si apre al 53esimo con l'intervento duro di Bittaie su Zane, che scatena una maxi rissa da cui si viene fuori con tre cartellini rossi. A fare le spese della bagarre il Russo da una parte, Di Genova dall'altra. In più, l'arbitro espelle dalla panchina l'Opinto dell'Avezzano, riducendo le opzioni a disposizione di Tortora. In 10 contro 10 l'Aquila si disimpegna meglio. Sul tiro di Valenti Lewandowski non è perfetto e serve la chiusura di Tabacco su Ganci per permettere all'estremo difensore biancoverde di abbrancare il pallone. Valenti, uno dei più attivi tra i rossoblù, al 66esimo da piazzato da solo l'illusione del gol al pubblico di casa. 7 minuti più tardi invece supera la difesa ospite e stampa la conclusione potente sul palo alla destra di Lewandowski. Ancora l'Aquila con un calcio di punizione, stavolta sul pallone va Ganci che col destro prova a sorprendere il reattivo portiere ospite. Morge inserisce Sieno per Pietrantonio, Tortora Persia per Bittaie, ma quando la gara sembra incanalata sullo 0-0, ecco il sussulto dell'Avezzano. Minuto 87, retropassaggio sciagurato di Arboleda intercettato da Leto, che entra in area di rigore col diagonale fulmina Farroni per la rete dello 0-1. Esplode la curva dei sostenitori biancoverdi, dalla panchina secondo l'arbitro è eccessiva l'esultanza di Tariuk, anche per lui rosso diretto. L'Aquila sbanda, Morgia butta dentro anche Fall, sembra davvero finita, ma all'89esimo è Zane a trovare il sinistro preciso da distanza siderale. La parabola sorprende Lewandowski e si insacca l'incrocio dei pali per l'immediato pari rossoblù. 1-1 anche dopo i 6 minuti di recupero, col derby che va in archivio e non regala né vincitori né vinti, ma riconsegna all'Abruzzo due splendide protagoniste del campionato. E abbiamo visto com'è andata questa domenica e entriamo subito nel vivo della trasmissione con l'aspetto calcistico. Paolo Ljubic, come abbiamo visto anche dal servizio, due gol che peraltro sono arrivati veramente in extremis, ma soprattutto un derby veramente sentito. Che cosa avete visto dalla curva?
Allora, una partita intanto a tratti bellissima, diciamo, perché è stata una partita che per i deboli di cuore, diciamo, non era per i deboli di cuore, passami il termine. Quindi partita intensa, sin dall'inizio abbiamo subito un po' la loro fisicità, diciamo, per dirla un po' breve, erano molto preparati, loro erano molto aggressivi e inizialmente l'Aquila non è riuscita a fare il proprio gioco, io parlo del primo tempo ovviamente, quindi un primo tempo che è andato un po' in sordina. Nel secondo tempo, diciamo che nel momento massimo della nostra espressione di gioco della squadra, siamo riusciti per un errore purtroppo, non quindi per bravura dell'Avezzano, comunque hanno sempre fatto gol perché sono stati bravi sulla sinistra, si sono liberati, è partito un fendente che ha battuto il nostro portiere Farroni, incolpevole a detta di molti, perché comunque il tiro era ben rasoiato, una bella botta è stata. Probabilmente non poteva fare nulla, l'errore, se non ci stava l'errore non stavamo parlando di un'altra partita. Però la cosa bella è stata quella che l'Aquila, come in altre occasioni, nel momento di massima difficoltà, quindi praticamente stavamo con 3.000 spettatori, 1-0 sotto, a 3 minuti dalla fine, diciamo che la situazione era veramente grave, e invece Zane, il nostro veneto, ci ha accontentato come ha detto il presidente dell'Avezzano, con un Eurogol. Questo Eurogol sulla sinistra del portiere ha riaperto gli animi, e l'Aquila ci ha pure riprovato a cercare di segnare il secondo gol, perché questa squadra, fatemelo dire, non si arrende mai. La cosa positiva di questa squadra è che fino all'ultimo secondo, forse anche nei momenti di recupero, del recupero, probabilmente può fare qualcosa. Questa è un'inversione di tendenza. Noi siamo molto contenti, la curva è molto contenta, è un elogio anche alla nostra curva che è stata veramente esemplare. E sentiamolo Alessandro Farroni, com'è andato il gol? Raccontacelo tu, che cosa hai visto, come è arrivato quel gol a cuore aperto? Diciamo, il gol è arrivato nel momento in cui forse eravamo padroni del campo, diciamo, da quando siamo scesi in campo al secondo tempo siamo stati padroni del gioco per quasi tutto il secondo tempo. E c'è stata questa piccola disattenzione da parte di due nostri giocatori, due nostri compagni, che purtroppo hanno lanciato a rete, non so neanche chi fosse il loro attaccante, e con un sinistro ad incrociare mi ha, diciamo, fatto gol. Il risultato era sull'1-0. Non ci potevi proprio fare nulla, non era proprio... Sarebbe non era stata proprio... una bella parata, diciamo. Vediamo un po', Claudio Alfonsetti, lo speaker dell'Aquila Calcio che torna dopo tanto tempo allo stadio. Sì. Quanto tempo è che mancavi? Dal 2002. Addirittura, quindi parliamo proprio di un ritorno alla grande. Sì, sì. E a proposito di questo ritorno, ricordiamo che il servizio è realizzato da Radio L'Aquila 1, sì, la emittente radiofonica cittadina per la quale tu sì lavori. Prima di venire alle tue sensazioni, alle tue emozioni, peraltro dall'altra parte, perché tu sei precisamente, perché noi sentiamo la tua voce allo stadio, ma non sappiamo dove sei. Dove io sei? Sono sul lato di Stinti, vicino alla curva. Quindi da solo lì insieme a Giuliano e a Giulio, che sono altri collaboratori dell'Aquila Calcio. Che partita vedi da quel lato? Si vedono tante cose. Cioè? Domenica la curva è stata bellissima. Ora... è stata una cosa, penso non mi accadeva una cosa del genere da tanti anni. Credo rivivere quell'atmosfera, io ti parlo della quella Palermo, le partite di qualche anno fa, è stato proprio bello. Una curva tra l'altro molto composta, dobbiamo dire. Molto composta, io lo sapevo che erano così. E poi l'emozione più grande quando leggevo la formazione e loro mi rispondevano lei, è stata la cosa più bella. E allora... è una cosa che era tanto tempo che non succedeva. Sono stato contentissimo, ancora ho i brividi tuttora. Emozione, c'è tutto. Quella per l'adrenalina tantissimo quella domenica. Beh, una domenica che valeva la pena vivere, una domenica che vale tutto il campionato sicuramente. Veniamo ai nostri maestri, finalmente benvenuti maestri cari. Francesco Pezzo Pane, che cosa ci avete fatto sentire in apertura? Allora, era un pezzo un po' di saggio, l'aria di saggio, l'ho scritto io in un momento di felicità in cui mi sono immedesimato in qualcuno che si sentisse peggio di me. Ha detto cos'è che manca. Ma che vita, Ma gli manca un po' di felicità. E quindi ha detto, qualcuno potrebbe pensare, ma che vita è se non posso fare niente di quello che piace a me. E l'Andalusia che c'entra? L'Andalusia perché... Ma in verità io volevo scrivere un pezzo sull'Erasmus, e visto che la Spagna è la prima meta Erasmus italiana,
Antonio, scrivere qualcosa che si... E tu l'hai fatto l'Erasmus? Io no. E quindi ce l'hai sullo stomaco per quello? Sì, ho detto ci vado con una canzone. A beneficio dei nostri telespettatori spieghiamo che l'Erasmus è il programma di mobilità europea tra le università e quindi è un appuntamento importante negli ultimi anni per tutti gli studenti, perché consente loro di fare un'esperienza di studio ma soprattutto di vita per gli studenti universitari. E veniamo velocemente, passiamogli anche il microfono, altrimenti non lo sentiamo, al maestro Riccardo Pezzopane, il nostro pianista. Come ti trovi in questo duo? Tu mi hai detto, io non so, io lo accompagno, a parte che siete cugini e quindi è una cosa di famiglia, io lo accompagno, come? Sì, lo accompagno, allora io non sapevo che fosse mio cugino veramente perché conoscevo suo padre bene e è il cugino di papà in prima. E poi quando mi ha contattato tramite suo padre, tra l'altro perché stava con me, con mio padre, sapeva che cercava comunque un pianista, e gli ho detto di dargli il mio numero e mi ha contattato e ho scoperto che è mio cugino in realtà e lo accompagno così, cioè, lo aiuto un po' con il mio gusto, poi li fondiamo il mio e il suo e viene fuori qualcosa comunque di nuovo che può essere più o meno bello, si fanno delle prove, delle limature diciamo e quindi... Quanto tempo è che siete insieme? Ma neanche un anno. Beh, penso sì. Da st'estate, all'inizio. Quindi siete una coppia in rodaggio, diciamo, freschi freschi di fidanzamento, ma mi sembra che andiate già benissimo. E allora vediamo insieme un servizio realizzato nella sede di Radio L'Aquila 1 con il proprietario Gioacchino D'Annibale, che ci racconta come Radio L'Aquila 1 ritorna nello stadio dell'Aquila Calcio con questo servizio da speaker, ma ci racconta anche quello che questa radio sta rappresentando per la città dell'Aquila da diversi anni, con particolare attenzione agli anni successivi al terremoto del 2009. Sentiamo. Gioacchino D'Annibale, editore di Radio L'Aquila 1, la radio della città dell'Aquila. Una partnership con l'Aquila Calcio che è tornata da qualche giornata di campionato, una partnership importante che prevede lo speakeraggio allo stadio, un ritorno, una nuova collaborazione tra l'Aquila Calcio e la radio che riviene dopo tanti anni. Radio L'Aquila 1 si è sempre occupata di calcio, ha fatto radiocronache, insomma un bel ritorno. Sì, grazie, buonasera. Intanto io ti ringrazio di questa domanda. In effetti Radio L'Aquila 1 ha sempre seguito l'Aquila Calcio nel bene e nel male, quando nessuno ci credeva nelle traversie, due retrocessioni, campionati di eccellenza, poi retrocessa, per cui noi siamo stati sempre vicini all'Aquila Calcio, trasmettendo tutte le dirette da in casa e fuori casa, facendo il servizio allo stadio che adesso fai tu, egregiamente. Davamo all'epoca a tutte quante le testate giornalistiche il foglio con le formazioni, che sembra che non serva a nulla, però è utilissimo, e facevamo lo speakeraggio allo stadio. Poi questo rapporto si è interrotto nel 2002, anno del fallimento dell'Aquila Calcio. Evidentemente l'attuale società ha creduto nel quello che noi facevamo, un po' anche spinto dai tifosi che ripetutamente chiedevano che si tornasse allo stadio, che si tornasse allo stadio, e da quest'anno abbiamo fatto un accordo con Fabio Aureli per conto della società e collaboriamo fattivamente al bene della società per dare una spinta a questa società aquilana che merita di avere un po' più di attenzione. La voce storica di Claudio Alfonsetti, il suo famoso bomba ai gol dell'Aquila Calcio, ritorna insomma e si concretizza poi in questo la collaborazione, ma non solo, perché voi in tutti i vostri notiziari, in tutti i vostri spazi informativi trattate e seguite l'Aquila Calcio. Sì, questo di Claudio Alfonsetti è praticamente un'istituzione sia della radio che dell'Aquila Calcio. In questi anni di assenza dallo stadio, soprattutto i tifosi hanno reclamato la presenza di Claudio, proprio per quello che dicevi tu, per la verve che Claudio ci mette nei momenti più cruciali della partita tutte le domeniche. Per cui siamo stati contenti di fare questo e ci auguriamo che le cose possano andare bene. A titolo scaramantico, sono 7 domeniche che Claudio è tornato allo stadio e mi sembra che sono 7 domeniche che L'Aquila non perde più partite. Ecco, 3 anni di Radio L'Aquila nella nuova sede, una sede nuova, una sede confortevole. Come sono andate le cose trasferendovi qui? Sì, questa è una strada, praticamente una cosa che abbiamo voluto fare, perché prima del terremoto avevamo la sede al centro storico dell'Aquila, via Indipendenza, a 4 passi da Piazza Duomo. Dopo il terremoto avevamo deciso di chiudere, di non riaprire più,
poi siamo stati interpellati dalla Protezione Civile, siamo stati 7 anni in un container nel centro commerciale, poi 3 anni fa abbiamo fatto questo passo che ci è sembrato doveroso in questa sede nuova. Ovviamente qui le cose sono cambiate, è una sede nuova, abbastanza dignitosa, grande, spaziosa, e cerchiamo di andare avanti con tante difficoltà perché, come tu sai bene, l'Aquila in questo periodo non è che offre molto. Ecco, appunto, a proposito di questo, è difficile anche, diciamo, riuscire ad avere un mercato, riuscire a mandare avanti le vostre attività. Voi ovviamente vivete di inserzionisti, di pubblicità, e, è un momento difficile, c'è gente che decide comunque di darvi fiducia e di sostenervi, perché poi sappiamo benissimo quali sono le difficoltà di un'attività del genere nell'ordinaria amministrazione. Sì, mi devo ritenere soddisfatto in quanto con tutto ciò che c'è la crisi noi riceviamo telefonate di clienti che ci chiamano, ci invitano per progetti pubblicitari delle nostre emittente. Questo ci fa piacere, ci fa onore e credo che sia dovuto al fatto di quello che noi abbiamo voluto fare da sempre. Radio L'Aquila 1, prima Radio Valle Verde fino al 95, ha sempre riservato molta attenzione alle cose locali. Per cui da noi sono passati tutti quanti i politici dell'Aquila e dintorni, tutte quante le istituzioni culturali che continuamente vengono a fare interviste, abbiamo dato voce a tutti, abbiamo sempre dato molta attenzione a tutti. Forse questo è stato il punto vincente per cui la gente ancora ci cerca, anche se non come prima, però comunque riusciamo ancora a sopravvivere. E siamo andati a trovare anche gli amici di Radio L'Aquila 1, mi raccomando, non lasciateli mai soli perché loro accompagnano le giornate degli aquilani quotidianamente e soprattutto non si tirano mai indietro quando si tratta di promuovere qualcosa e di esserci per i fatti cittadini. E ricominciamo a parlare di calcio, della partita con l'Avezzano. Alessandro, è stata una partita molto tesa in campo, ci sono stati dei momenti di forte tensione. Che cosa succedeva lì a filo d'erba? Perché noi dal di fuori abbiamo visto una bel parapiglia. Che cos'è che ha fatto salire così tanto la tensione? Diciamo sicuramente anche l'ambiente, tutta l'atmosfera, lo stadio gremito di persone ha dato il là anche a molti magari interventi scomposti che possono aver causato anche, diciamo, questa parapiglia che c'è stata nel secondo tempo, mi sembra. Sì. Dove sono stati espulsi anche due giocatori. Espulsi due giocatori, purtroppo sputi, insulti, sì. Da tutte e due le parti, diciamolo, non salviamo nessuno perché pessimi esempi di sportività sono stati dati sia sulla tribuna che nelle rispettive curve, diciamolo. Diciamo in campo invece è stata sì una partita abbastanza agguerrita, anche molto fallosa, ma penso sia normale, sia il calcio, perché è una partita che sia molto sentita, un derby che mancava da 22 anni se non sbaglio, diciamo, c'era il giusto agonismo. Mister Morgia, che cosa vi ha detto quando siete rientrati negli spogliatoi, quando questa partita era tesa e non si riusciva assolutamente a concretizzare tante le opportunità che sono state vanificate e devo dire anche dei colpi di fortuna che non hanno fatto sì che la palla entrasse nella tua rete, possiamo dire che ce ne sono stati. Tu che cosa hai visto lì davanti ai tentativi ripetuti anche dell'Avezzano? Sì, diciamo il primo tempo è stato più equilibrato rispetto al secondo, ci sono state occasioni sia dalla loro parte che dalla nostra parte. Fatto loro magari hanno avuto due occasioni forse più nitide, due colpi di testa se non sbaglio che sono usciti di poco e un tiro da lontano che è uscito dalla destra. E quindi tu hai pensato che stessero per entrare? Che cosa hai pensato quando hai visto questa... No, diciamo il ruolo del portiere è un ruolo un po' particolare, diciamo la maggior parte di noi riesce a capire anche quando la palla esce nel momento in cui viene impattata e colpita, quindi avevo subito capito che la palla andasse fuori, però ecco, diciamo dalla tribuna, magari visuali diversi anche da dentro al campo, c'è stato un po' di preoccupazione, ecco. Paolo, il nostro Alessandro Farroni ha 19 anni, è un ragazzo giovanissimo, non c'era 22 anni fa, quindi non c'era il derby. A proposito di, ma e quindi di cronologia. Questo progetto Morgia sta dando i suoi frutti, diciamo. Grande progetto, perché piano piano non ci scordiamo della nostra falsa partenza, quindi noi abbiamo perso, ci abbiamo un po' di punti dietro le spalle, cioè perché l'inizio del campionato non è stato immediato, altrimenti adesso non staremmo a commentare un secondo posto o un terzo posto oppure a 3 punti dalla vetta.
Quindi il progetto Moggia procede bene. Penso che voci di corridoio ci danno anche per certo l'arrivo di un nuovo attaccante, questa è una chicca. La famosa punta che dovevamo andare a comprare a Brico, come ci disse, esatto, Alessandro Battisti. Infatti andremo presto a prendere questa punta di Trapano, diciamo tra virgolette. Niente, penso che arriverà presto, in dicembre. La nuova punta già è stata individuata, adesso dobbiamo solo aspettare ovviamente gli esiti. Che nomi si fanno? Ma guarda, i nomi non precisi non ci sono, ti dico solo che potrebbe arrivare da Oltralpe, quindi da Oltralpe un giocatore che gioca in Serie A, potrebbe essere, Serie A non italiana ovviamente, e quindi un giocatore di categoria, io ho visto le foto, è una bella macchina da guerra, una persona strutturata bene, il giusto attaccante che potrebbe servire, che potrebbe andare in doppia cifra, anche se attacca appunto da dicembre, attacca tra virgolette, quindi potrebbe andare in doppia cifra, non si sa, però insomma io l'ho visto in foto, come giocatore non lo conoscevo, però penso che sia il giusto regalino di Natale. L'hai visto in foto, quindi ti è piaciuto, un bel ragazzo, facci capire, il fatto della fisionomica ci garantisce che sia un bel ragazzo strutturato, dei bei quadricipiti, cioè in foto la foto che è stata pubblicata sui social dimostra subito che è un giocatore buono, d'attacco, qualcuno ha detto che c'ha la faccia cattiva. Il che non dispiace, perché in questa categoria un po' di cattiveria non fa male. Esatto, e quindi non scopriamo altro. E quindi altro. Ci piace, ecco, quindi diciamo... noi ci affidiamo intanto alla fisionomica. Bene. E sentiamo, allora, per auspicare l'arrivo di questa nuova punta, diamo la voce, la parola, le note ai nostri due maestri, ai maestri Pezzo Pane, vi posso chiamare così, quanto mi piace il fatto che abbiate lo stesso cognome, Rick e Fra, che ci fate sentire? Un pezzo estivo che si chiama L'estate. Dai, vai! Degli amori che pian piano vengono fuori, dalle canottiere a fiori, dalle gonne, dai tutù. La menta fresca è pronta ad affogare nel bicchiere insieme al rum, e a chi lo beve sembra che i problemi non esistano più. Nel parco assieme ai cani e passeggini, ai sudamericani calciatori, ai vecchi professori, quella sera c'eri pure te. Io che provavo ad ignorarti, non guardarti, ma ecco che d'un tratto sento il tuo profumo avvicinarsi e posarsi accanto a me. Peccato per quel piccolo particolare, qualche anno più di te e una vita da inventare, ed era dolce il tuo sapore, ma non lo chiamo amore, sai com'è. Tutto duro duro, tutto duro duro. Estate è distrazione per persone poco serie, mentre io aspetto le ferie solo per dormire all'ombra tutto il dì. Quest'anno l'ho aspettata tutto l'anno ed è arrivata, ma non l'ho ancora incontrata e certamente non la incontrerò mai qui. Non è così banale, ma in ufficio ogni stagione è presso a poco tale quale, a quella che precede, a quella che verrà. Ah. E quando vado al mare non so cosa fare, certamente meglio ritornare a lavorare, a lamentarmi della quotidianità. Peccato per quel piccolo particolare, qualche anno più di te e una vita da inventare, dare dolce il tuo sapore, ma non chiamarlo amore, sai com'è. Tutto duro duro, tutto duro duro. È stata un'innocenza ormai perduta, una speranza muta, un bel ricordo acceso nei momenti che da solo me ne sto. E come passa il tempo me ne accorgo se ripenso a come prima sopportavo questo caldo che ora proprio non si può. Ma nella mia curiosa mente ancora adolescente imparavo a conservare quelle sensazioni che non provo più.
E diventare grande non è stato intelligente. Nella fretta mi son perso certamente le bellezze della meglio gioventù. Ma poi ripenso ancora a quel particolare, qualche anno più di te è una vita da rifare. Ed era dolce il tuo sapore, ma non chiamarmi amore, sai com'è. Ma sì, me lo ricordo quel particolare, tanti anni più di te è una vita da rifare. Ed era dolce il tuo sapore, ah. Però non era amore, sai com'è. Bravi. Ma bravi davvero, bravi davvero. Tra l'altro noi abbiamo ospitato tanti ragazzi, tanti cantautori, stiamo proseguendo su questa linea e diciamo che voi questa sera siete forse, dico bene Paolo, i più morbidi, i più soavi forse, ma senza nulla togliere agli altri, è una questione di stile. Come ti sembrano questi ragazzi, Claudio Alfonsetti? Tu di musica bravi. ne sai tanto. No, sono bravi, c'è il maestro, no, il cantante non è tanto bravo, il maestro invece no. Parti gli scherzi, bravissimi, tutti e due. Il cantante è bravo, diciamocelo, non solo, ma bravissimo, tu, no, bravo, bravissimo. Francesco Pezzopane, ma non è tanto che canti, o sbaglio? Ti stai dilettando, no, tu sei un musicista da lungo corso, però suoni da tanto. Però... Ma la voce, ultimamente stai tirando fuori delle tue canzoni, che dico bene? Sì, la verità è che una volta che scrivo dico, ok, questa è mia, quindi la canto io. Se qualcuno ha delle idee, le deve far valere, no? Cioè deve andare per la propria strada. Senti, sempre. Bravo, bravo. Tu come l'hai vista la partita domenica? Oltre all'emozione, tra l'altro in curva c'è stato anche un problema, purtroppo sì, un problema di salute. Una ragazza. C'è stato un momento di grande tensione, sì. Credo che sia finito tutto. No, tutto a posto. Tutto a posto. Mancanza di zuccheri, mi hanno detto. Adesso, però, c'è stato un momento, tra l'altro, a beneficio dei nostri telespettatori, di grande tensione, il gioco si è fermato, entrambi gli allenatori sono andati sotto la curva è stata molto rispettosa e ha applaudito ripetutamente anche il lavoro degli operatori del servizio di soccorso, sì, sì. Che sono stati celeri, ci sono stati subito. Tra l'altro io, Paolo, voglio anche, a proposito di quello che dicevamo prima, ma lo dico pure a lui, voglio comunque anche fare un plauso ai tantissimi spettatori dell'Avezzano, gli amici dell'Avezzano, che sono stati, tanti di loro sono stati correttissimi, sono stati davvero buoni ospiti in casa dell'ospite, L'Aquila Calcio. Peraltro in tribuna c'era anche il sindaco di Avezzano, diciamolo, che è stato molto carino con i padroni di casa. Questo va assolutamente sottolineato, perché alla fine diciamo che è stata una gran bella giornata di sport con le forze di polizia a presidiare, ma... Un po' troppo esagerato, secondo me. Vabbè, ma è meglio prevenire che curare, non si può mai sapere come si mettono le cose. Tanto, in fondo, lo stipendio glielo paghiamo, per cui è pure giusto che si abbia, che la guardia stia alta. Ancora con Alessandro. Alessandro, come ti trovi all'Aquila? Tu arrivi da... Arrivo da Spoleto, precisamente in Umbria, e diciamo mi trovo benissimo all'Aquila. Siamo... un clima diciamo diverso da quello a cui ero abituato, però diciamo ci si attrezza. Ma un clima, intendi il clima di temperatura o il l'ambiente sociale? Dimmi un po' com'è. Diciamo, a partire dal clima come temperatura, diciamo che è molto più freddo, molto... Però Foligno è più umida. Sì. Spoleto. Tu hai giocato a Foligno. Spoleto è un po' più umida, diciamocelo. Sì. L'Aquila è più secca, più quindi secca. Basta coprirsi. E poi quest'anno ancora non arriva l'inverno, quindi preparati. Speriamo arrivi più lontano possibile. Primavera.
E invece l'ambiente per quanto dei ragazzi? L'ambiente dei ragazzi, anche qui diciamo, sono ragazzi veramente spettacolari, dal primo all'ultimo, mi trovo bene, ho legato con tutti e qualcuno lo conoscevo anche da prima, ma diciamo, anche con i ragazzi che non conoscevo ho subito instaurato un bellissimo rapporto. Per quanto riguarda anche diciamo, il clima nello stadio, nella società, nella città, è tutto molto, sembra quasi tutto di un'altra categoria, a partire dalla, diciamo, dalla gente in strada che ti saluta, dallo stadio sempre pieno di persone. Questo è un fattore molto importante per una società di Serie D. Bene, e i nostri amici maestri ci improvvisano qualche altra cosa, che poi ci avviamo pian piano alla conclusione. Che ci fate sentire? È una canzone d'amore. Dai, sì, ma tu sei fidanzato? Sì. Tu ce l'hai un amore? Tu sei fidanzato, Alessandro? Mazza, qua ci sono cuoricini che quindi scoppiano da tutte le parti. Allora lo dedichiamo a tutte e tre le fidanzate, va bene per voi? Voi siete sposati, accasati. Allora lo dedichiamo a tutte e tre le fidanzate dei giovani. Che ci fai sentire? Scusa, perché quelli che sono sposati non possono... Quello è un altro livello di dedica. Livello di dedica. Vabbè. Hai capito, Paolo? Sì, ho capito, ho detto, è un'altra trasmissione. È un'altra trasmissione, quella proprio. Un altro sport, direi. Un altro sport, sì. È lo sport per rimanere insieme dopo tanti anni ed è veramente una cosa difficile che richiede disciplina. Ci quindi vuole, voi siete campioni. Ci vuole spogliatoio. Ci vuole spogliatoio. Vai. Mi sono innamorato pesantemente. Mi sento come se fossi ubriaco e non ho bevuto niente. E alle 8 fu il tuo sguardo, è così che m'hai fregato. Forse tu neanche te lo ricordi, ma a me fidati è bastato. E trovare mille scuse per poterti avvicinare e parlare a voce alta quando ti vedo passare. E inventare frasi fatte senza senso per stupire, tipo non so cosa dirti, ma te lo dovevo dire. Voglio te, voglio solo te. Anche se non sei perfetta, anche se hai una bella faccia da furbetta. Voglio te, voglio te, voglio solo te. Anche se hai sempre da fare e non trovi mai del tempo per uscire. Voglio te. Poi quell'ansia da prestazione al primo appuntamento, sarà meglio un ristorante o una passeggiata in centro. Ma che bello starti accanto e parlare del più e del meno. Preferisci un caffè corretto o un cappuccino? E contare ogni tuo passo prima che tu vada via, o aspettare anche un solo messaggio, che agonia. O ostentare indifferenza mentre invece morirei, e dirti guarda che non mi manchi tranne quando non ci sei. E voglio te, voglio te, voglio solo te. Anche se non sei perfetta, anche se hai una bella faccia da furbetta. Voglio te, voglio te, voglio solo te. Anche se hai sempre da fare e non trovi mai del tempo per uscire. Voglio te. Voglio te. Da-ra-ra-ra. Shoo-do-do-do-do-do. Ora i giochi sono fatti, sembra quasi che stiamo insieme, anche se ci hai messo di tempo per dirmi che mi vuoi bene. Tu ci metti la bellezza e io ci metto la simpatia, siamo proprio una bella coppia, ce lo dice anche tua zia. E ti guardo cucinare tutta sporca di farina e mi chiedo com'è possibile che non ti ho incontrata prima. Passeranno giorni di festa, passeranno le stagioni al mare, passeranno anche i giorni tristi, ma con te che li voglio passare. Voglio te, voglio te, voglio solo te. Anche se non sei perfetto,
voglio solo te. Alessandro, questa, come si chiama la tua fidanzata? Rebecca. Dove sta? A casa, a Spoleto. Ah, ti viene a trovare? Sì, sì, quando giochiamo in casa viene ogni domenica. Ma dai, che carino. Sì. Quanto tempo è che state insieme? Scusa, perché tu devi sapere che questa trasmissione comincia parlando di sport e poi si va sul privato, ma no. Ci piace far vedere anche l'aspetto umano delle persone. No, 2 anni sono. Due anni e qualche mese. Beh, siete giovani, quindi avete tanto ancora davanti. Ha gli occhi azzurri, ha gli occhi neri. Come no. Ecco, questo noi vogliamo questa certo. Simpatia, questo rilassamento e questa cordialità. È alta, mora con gli occhi marroni e niente. E abbiamo infranto tutti i cuori delle nostre giovani telespettatrici a questo punto, posso dire, perché gliel'abbiamo fatto vedere così bello, così atletico, così prestante, e poi gli abbiamo detto fidanzato. Che è fidanzato. Sentite ragazzi, invece io mi permetto anche di dedicarla ad una terza persona, ad una quarta persona, ad una sorta di fidanzata, diciamola così, che si chiama Marilena. Alla mamma di Francesco. Marilena, la quale, vi dico io, quando sente suonare il figlio dice, ti fa così con il gomito e ti dice: ma non è perché figlio mio, ma senti che bella voce che c'ha, che bei testi che scrive, ma non perché figlio mio, è bravissimo. La tua più grande fan, che ha sicuramente ragione, ma la tua più grande fan Marilena, saluta la mamma. Ciao mamma, era una vita che volevo fare questa cosa in televisione, ciao mamma. I figli so piezze core. Allora Alessandro, che partita sarà quella della prossima settimana? Siete in trasferta in Sardegna? Sardegna, sì, a Muravera. Che partita sarà? Che squadra è? Diciamo, vedendo la classifica non è una squadra diciamo dall'altissimo tasso tecnico, ma come sappiamo ogni partita è una storia a sé, il pallone è rotondo e quindi dobbiamo aspettarci di tutto. Possiamo, diciamo, noi faremo il massimo come abbiamo sempre fatto e speriamo di riportare a casa un ottimo risultato e 3 punti ovviamente. Domenica prossima, Paolo, andrai in Sardegna? No, purtroppo in Sardegna non andrò, però sarò incollato alla radio a qualcosa per sapere i risultati, soprattutto anche delle contendenti, perché so che se la vedranno in scontri diretti, quindi è importante dire questo aspetto tecnico. Che L'Aquila noi... si è attestata al terzo posto, dicevamo, c'è stata una salita al vertice del Rieti. Sì. Salita al vertice, ovviamente, come ripeto, le altre squadre contendenti, quelle che sono in cima alla classifica insieme a noi, noi siamo a 3 punti sotto, avranno a vedersela tra di loro, quindi sicuramente si perderanno dei punti. Se noi riusciremo a ottenere diciamo, una vittoria, come auspicabile, probabilmente sgraniamo questa classifica e quindi riusciamo piano piano, anche se i tempi ancora non sono maturi, riusciamo ad andare sulla testa della classifica, è importante. Ricollegandomi al discorso di prima, sarà importante, abbiamo fatto le prove generali con l'Avezzano di questo stadio per vedere le persone, siamo abituati anche a un pubblico maggiore di quello, quindi abbiamo fatto le prove generali, diciamo, auspichiamo che queste prove portino bene, che portino più persone allo stadio. Noi man mano che siamo sopra, più tempo siamo in cima, più persone si ricollegano e il feeling con la squadra che già c'è potrebbe aumentare. Io sono sempre ottimista e quindi riusciamo a riempire anche i distinti, perché abbiamo famosi distinti, noi diciamo sempre dall'inizio. Storici, perché noi prima utilizzavamo diciamo nel vecchio stadio Fattori negli anni 90-80, è vero? Quanti ne eravamo lì? Sentiamo Claudio, che differenza c'era? Perché al di là dell'autorizzazione a entrare nei distinti, di tutto quello che riguarda le certificazioni inagibili adesso, ma
Se fossero agibili, secondo te arriverebbe questo pubblico agognato? Ancora c'è quel pubblico o se ne potrebbe prendere di nuovo, di diverso? Allora, ricordiamoci che questa squadra è nuova, quindi adesso c'è bisogno ancora di rotaggio, no? Io quello che mi auspico in pratica, che alla fine di questo girone di andata che stiamo agli sgoccioli, cioè portano ancora più persone allo stadio, perché dipende da loro, perché se la squadra va bene il pubblico viene, se la squadra non va bene il pubblico non viene. Il problema è questo, purtroppo questa città ha questo problema, e calcisticamente dobbiamo conviverci con questa cosa qua. Quindi è importante che i risultati vengano. Per esempio, già se vinciamo domenica col Moravera, la partita con l'Anorese, secondo me avremo un bel pubblico. Ma sicuramente. Allora, facciamo un auspicio con voce da stadio, quindi voce di testa. Allora, salutiamo il nostro pubblico e facciamo un auspicio per la prossima domenica, quella con l'Anorese. Saltiamo, invitiamo tutti quanti a venire allo stadio a vedere l'Anorese su, come se fossi in cabina, dai. Per esempio, la cabina quale? Come se fossi, pure noi siamo in cabina stampa, una cabina immaginaria, vai, facci sentire il tuo annuncio, come lo facciamo? Esempio, facciamogli una base, su, voi tipo che Alessandro Farroni! Bravo, poi Paolo Ljubic. No, è stato questa cosa qua, la voglio fare bene. Dai, la vogliamo fare così. E certo, allora, popolo rosso blu, allora. Un attimo, ci abbiamo pure i maestri. Domenica con l'Anorese, tutti allo stadio. Certo, però ci abbiamo ancora Muravera. E poi ricordiamo anche la domenica mattina l'appuntamento con Radio L'Aquila 1. E Cin Cin Domenica. A che ora? Dalle 7:30 a mezzogiorno. Che cosa si può fare? Tutto. Che vuol dire? Puoi anche richiedere la tua canzone. La tua canzone preferita. No, non è preferita, la tua canzone. È preferita, io la canto la preferita. E Cin Cin Domenica, sono 30 anni quest'anno di radio. Oh, vai. Qual è la dedica più particolare che ti è capitata? Non ce ne sono particolari. Per esempio, lo sai che cosa mi fa piacere? Quando faccio gli anniversari di matrimonio, quando parli dei 50 anni di matrimonio, ti viene sempre qualcosa dentro che ti fa veramente, ti emoziona. Che bello, ma tu sei veramente tutto cuore, tanto grande quanto cuore. Senti, la canzone più gettonata? La canzone più gettonata, adesso andiamo a comandare, secondo me. Ah sì? Sì, andiamo a comandare, la richiedono tanti bambini. E sui grandi classici? Ma i classici, io penso un po' tutto, da Baglioni a Venditti a Ramazzotti, cioè un po' di tutto. Insomma, siamo un popolo di romantici, non c'è niente da fare. Siamo un popolo di romantici, però... I romantici che soffrono e che amano soffrire per poi essere romantici. Lo sai che sto notando, per esempio, la cosa importante, adesso parliamo di musica, che stiamo tornando, come dico io, alla grande musica del passato. Quindi ci sono quelle canzoni che, per esempio, si stanno riportando avanti, ne so, i vari artisti ripropongono queste canzoni e sembrano come se fossero nuove, è una cosa bellissima. Cioè la canzone vecchia non è più vecchia, è diventata nuova. Allora, sentiamo una generazione veramente giovane, la tua canzone preferita, Alessandro? A dire la verità non ho una canzone preferita. Mi piacciono molti generi, dai grandi classici come Venditti, come... Non muore mai, non c'è niente da fare, sono intramontabili. Invece per quanto riguarda il periodo moderno, più Ligabue, tutte queste cose, molto tranquille, diciamo. Bene. E Paolo, la tua canzone preferita? Ma diciamo che io seguo pure io i classici, quindi gli italiani specialmente, quindi Venditti, anch'io, Ligabue mi piace perché piace alle mie figlie, quindi si ascoltano come Alessandro, giustamente sono coetanei, ascoltano Ligabue, va forte diciamo, e quindi io li riascolto con loro perché loro, come hanno confermato i giovani, li riascoltano e praticamente te li ripropongono, dici guarda che ci sta una novità, e per me non sono novità perché io già l'avevo ascoltate un po' di tempo fa, quindi io li riascolto con simpatia e sempre gli stessi quindi sono. E per quanto riguarda invece gli stranieri, Genesis, Pink Floyd, insomma per me sono stati
importantissimi, perché io ho iniziato con quelli lì, ho fatto un ventennio con Genesis e Pink Floyd. Beh, diciamo che comunque la musica di qualità non tramonta mai, come noi ci auguriamo che non tramonti anche la musica che sta nascendo, che è già nata, che comunque è ancora giovane, quella dei nostri maestri Pezzo Pane, Francesco e Riccardo, che ci offrono la chiusura di questa puntata, una copertina di chiusura dedicata ai gentili telespettatori che ci hanno seguito ancora una volta a questo appuntamento settimanale. Noi naturalmente li ringraziamo con particolare attenzione questa volta al nostro pubblico di Avezzano. Ricordiamo che noi siamo Telesirio, la televisione nasce ad Avezzano ed è trasmessa su tutta la regione Abruzzo. Quindi davvero grazie per il bel esempio di sportività che è stato dato allo stadio Acqua Santa nella scorsa domenica. Allora io chiedo ai maestri Pezzo Pane, che cosa ci fate sentire per chiudere? Beh, questo pezzo è un pezzo intimo, così intimo che si chiama Nel mio monolocale. È uno spazio abbastanza... Che nasce nel tuo monolocale, è nato, immagino. Sì, come tutto l'album che vorrei far uscire a breve, è nato in, veramente in pochi metri quadri. Quindi meno roba si ha intorno, meno gente, meno spazio e più si viaggia. Non abbiamo fatto fare una dedica della canzone al nostro Riccardo. A chi le abbiamo dedicate queste belle canzoni d'amore? A Sabrina. Ah, vedi, allora ce n'è per tutti, le abbiamo tutte quante. La tua fidanzata come si chiama? Questa è per Giorgia. E per Giorgia, quindi Sabrina, Giorgia e Rebecca. Allora, ancora queste tre ragazze io... Vi saluto di nuovo e lasciamo la copertina di chiusura ai nostri maestri Pezzo Pane, Francesco e Riccardo. Nel mio monolocale si entra solo se hai ricordi da affogare. Se ti serve un fazzoletto e ho qualcuno quasi nuovo sotto il letto. Nella cassa del vino ci ho trovato un panino, dato per disperso qualche estate fa. C'è un cadavere nel cesto e a parte questo non c'è niente che non va. Nel mio monolocale ho imparato a cucinare senza sale. Dentro il frigo c'è di tutto, puoi trovarci anche un calzino un poco scotto. Tra le pentole in cucina si nasconde una gallina, spesso canta, manco fosse la Carrà. E non ho buttato niente da quel giorno che sei andata via di qua. E chissà come mai hai scelto di andare. Che è colpa mia, ma quel che è più importante è che nel mio presente, oltre quel muro, non vedo granché. Nel mio monolocale non c'è spazio neanche per leggere il giornale. Se vuoi scrivere una canzone, c'è da qualche parte un po' di ispirazione. Ti ho lasciato non so dove, per paura della fretta, era ancora troppo giovane e imperfetta. Ma vederla proprio adesso si direbbe pronta a far parlare di sé. E chissà come mai hai scelto di andare via. Tu mi dirai che è colpa mia. Ma quel che è più importante è che nel mio presente, oltre quel muro, non vedo granché. Nel mio monolocale.
ci sto solo e stare soli non è male. Senza la televisione, il silenzio sembra quasi una canzone. Se ti basta poco e niente e una buona compagnia, sei sicuro che mi trovi sempre qua. Il divano non è accogliente, ma di certo per stanotte basterà. Chissà come mai hai scelto di andare via. Tu mi dirai che è colpa mia, oh, oh, oh. Ma quel che è più importante è che nel mio orizzonte, oltre quel muro, oltre quel muro, non vedo granché. Grazie, grazie.